Benvenuti, 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 benvenuti ai miei amici. Intanto, ciao Stefano, ben trovato. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti, ben ritrovati, ben ritrovati. Ciao Alberto. Ciao Frank, ciao e buonasera a tutti. Leo, benvenuto. Ciao, ciao ragazzi, buonasera. Ale, ben ritrovato. Buonasera a tutti, sempre un E piacere. Gio, ciao Gio. Ciao, ciao ragazzi, ciao a Tra tutti. poco arriverà anche Gianluigi D'Ambrosio di Inchiostro Sportivo, giornalista, scrittore. Allora, posso dare una notizia, Ale? Posso dare una notizia che Genoa-Juve si giocherà a porte chiuse sabato. Addirittura. Sì. Sì. Sì, si giocherà a porte chiuse, perciò vediamo un po'. Stasera bisogna fare i complimenti alle nostre ragazze, stavo arrivando. Porte chiuse, poi impresa. Perché il PSG, no, Leo mi darà ragione, Gio, io lo seguo pochissimo, le woman, perciò mi aspetto Anche Leo. soltanto i risultati che ha vinto anche in Francia, perciò ha vinto 3-1 all'andata e 2-1 al ritorno, abbiamo superato e eliminato, se non sbaglio, il PSG, perciò. Sì, eliminato e siamo alla fase a gironi. Chi sta seguendo le woman? Chi mi dà un giudizio? Perché questo risultato è enorme, no? Rispetto anche a una squadra tra le più forti d'Europa, questo PSG, e più ricche anche a livello di calcio femminile. Secondo me è un gran risultato, ti dico la verità, all'inizio dell'anno non davo gran peso alla squadra, poi pian piano, man mano ho visto gli acquisti che hanno fatto, quindi mi sembra che hanno puntato su giocatrici di tipo internazionale, tenendo sempre lo zoccolo duro delle italiane forti. Hanno preso un'altra ragazza sempre italiana, la Bergamaschi, e invece giocano bene. Hanno preso anche un sacco di ragazze giovani, quindi dopo la partita d'andata ti dico ero molto fiducioso. Non pensavo addirittura che andassimo a vincere lì, ma ero convinto di passare il turno, sinceramente, sì. Brava le ragazze, sono più avanti di noi nel progetto, diciamo, anche lì abbiamo Sì. cambiato allenatore, giocatori, anche lì giocatrice abbiamo cambiato. Partiamo a bomba, Stefano, a te non ti ho sentito in questi giorni, dopo Napoli, dopo... Mi fai un tuo Non ci siamo sentiti in sunto. live. Ci siamo sentiti in live. Non ci siamo, sì, ovviamente non ci siamo sentiti là, mi fai un tuo sunto. Perché noi non parliamo ovviamente di calcio, quando ci sentiamo non si può dire di cosa parliamo, però diciamo che... Vai, vai, Stefano. Allora, Finanza, finanza. Frank, allora, io speravo in qualcosa di diverso col Napoli, non tanto per il risultato quanto la prestazione, cioè io credevo di vedere una partita migliore che non è stata, ero fermamente convinto che comunque il Napoli con Conte fa sua anche la forte fase difensiva. Comunque una squadra che probabilmente più in avanti, non adesso all'inizio, sarà comunque difficile fare gol ed è una squadra che porta tanto, Conte porta tanto sulla fisicità e sull'agonismo. Quindi mi aspettavo una partita un pochettino più aperta, invece si è dimostrata, Frank, come dicevi tu, come ti aspettavi tu, una partita non bella, a tratti noiosa, e quindi sono rimasto un pochettino, diciamo, scettico su quella che può essere la prestazione attuale della Juventus e quella che potrà essere a breve nelle prossime partite. Abbiamo un grosso problema, lo sappiamo qual è il problema. Penso che se ne sia accorto anche l'allenatore a Douglas fascia di Luiz, tempo. stai parlando di Douglas Luiz, Douglas Luiz, sì. se no Monica Cimena, perciò No, Douglas sta parlando di vabbè, raga, Douglas Luiz. no, raga, ma io non, ripeto, io non faccio, io spero sempre, ripeto, spero, come ho scritto anche su Twitter, spero nella doppietta prossima di Dusan Vlahovic. Ad oggi purtroppo non è così. Facciamo tantissima fatica nell'ultimo terzo di campo, ma una fatica tremenda, probabilmente perché si gioca, come dicevamo, Gio, no, prima, off stream, no? Si gioca troppo in maniera scolastica. Si pensa molto a coprire le posizioni e non c'è quello spunto in più che ti possa poi creare superiorità numerica,
che ti possa dare poi quella qualità negli ultimi mesi. Detto questo, ripeto, spero che l'evoluzione con il nuovo allenatore, con questa nuova squadra possa portare a qualcosa di diverso. Ad oggi facciamo tanta fatica. L'unica nota positiva è che continuiamo a concedere pochissimo. Abbiamo visto Di Gregorio esaltarsi una grande parata, quindi anche questo comunque prendiamolo come spunto positivo. Però ecco, quella che è la solidità difensiva, voglio che poi ci permetta di essere più con tranquillità, ad andare più avanti e cercare di fare gol, di essere un pochettino più intraprendenti lì davanti, ecco. Alberto, facciamo questo dissing che abbiamo fatto prima della live, nei due quando ci siamo visti, ovviamente scherzo, a quello che hai visto, perché tu mi hai detto che hai visto una buona Juve, no? Nel senso, hai visto una buona Juve, intanto ha segnato Dobbik, l'attaccante della Roma, scusate, il replay del primo gol, scusate, l'1-0, scusate. Albe, dimmi tutto. Guarda, io col Napoli ho visto cose buone e ovviamente cose meno buone. E ho cercato un attimino di mettere da parte, salvare quelle cose un po' più buone che ho visto. Per esempio, ho visto che nella nostra metà campo in uscita siamo molto migliori dell'anno scorso. Riusciamo a fare passaggi rapidi e a giocarcela anche nello stretto, anche in situazioni che l'anno scorso ci avrebbero messo molto più in difficoltà. Ho visto alcune prestazioni individuali che secondo me sono state buone, per esempio Savona, per esempio Ildiz non ha giocato male, però poi non ha finalizzato molto. Con Miners non ha giocato malissimo, però poi diciamo che non è stato molto incisivo, se vogliamo metterla così. Non abbiamo rischiato moltissimo, abbiamo rischiato sostanzialmente in due occasioni. Una ce la siamo creata noi con un passaggio sbagliato di Vlahovic, che ha mandato in porta. Ciao Gianluca. Ciao, piacere. E un'altra è stata una punizione che ci siamo presi dal limite. Mi sembra, non mi ricordo chi aveva fatto fallo. Locatelli. Ricordo a memoria, tutte le azioni di Locatelli a memoria. Qualche azione, qualche pericolo l'abbiamo creato anche noi, perché come dicevo, ora poi ho fatto un video dicendo queste cose e mi sono trovato una marea di tifosi del Napoli che mi dicevano che il loro portiere non si era neanche sporcati i guanti, che lo ha detto Conte, quindi va bene se lo dice Conte, però in realtà l'occasione che il portiere si sporchi i guanti o meno cambia poco, perché se tu hai Koch Miners in area che tira dalla sinistra e quello ne mette 8 su 10 in porta e stavolta te la tira alta, quella comunque è un'occasione. Se tu fai 3 cross di fila dalla destra e per 2 volte di fila Di Lorenzo, che non è neanche in palla quest'ultimo periodo, la toglie dalla testa di Vlahovic a 2 metri dalla porta, quella è un'occasione. Poi il portiere del Napoli si è sporcato i guanti una volta sola quando gli hanno fatto un retropassaggio e l'arbitro non l'ha fischiato, e anche quella teoricamente sarebbe un'occasione, perché comunque una punizione a 2 lì in area piccola, insomma, può diventare pericolosa. Poi, detto questo, sicuramente davanti abbiamo un grosso problema. Siamo poco incisivi, creiamo poco e non siamo neanche quella squadra che crea poco ma è cinica e quel poco lo realizza. Cioè, creiamo poco e quel poco che creiamo lo sbagliamo. Quindi questo è semmai il lato più negativo. Vlahovic, non dico che inizia a essere un problema, perché ci mancherebbe. Gli attaccanti hanno dei momenti in cui non segnano, ma non è il fatto che non segna, è che lo vedo proprio spaesato. A volte si ritrova la palla in mezzo ai piedi e non sa bene cosa farci. Questo mi preoccupa un po' non di sa più. Bene cosa sia. C'è stata un'occasione in cui si era, diciamo, in mezzo all'aria, è arrivato un passaggio che era un po' indietro rispetto a lui, si è trovato la palla fra i piedi, ecco. Uno con un po' più di tecnica quella palla la recupera. Però ti riporto a memoria un Empoli-Juve finito 2-3 per la Juve, dove Morata va in contropiede, gli dà una palla 1 metro dietro, lui l'aggancia col piede mancino, se la porta davanti e fa un bel gol. Cioè, non è uguale, diciamo, è
simile proprio come concetto, parlo come concetto, non come azione uguale. Perciò... No, ma è vero, però allora se il problema non è tecnico, qual è il problema di Vlahovic? Di testa? No, poi te lo dico in privato. Vogliamo dire anche quest'anno che il problema è l'allenatore? Cioè, nel senso, un problema c'è, che non è neanche, ripeto, il fatto che abbia segnato solo due gol e ne abbia mangiati tanti. Il problema è proprio più di atteggiamento, direi. Poi magari... Io spero che il Genoa ne fa due e ci azzettisce tutti e io sarei la persona più contenta del mondo. Però davanti siamo leggeri, nel senso che abbiamo veramente poche alternative e quelle che abbiamo ce le dobbiamo inventare, perché alla fine togliere Vlahovic e mettere Weah, voglio dire, è una soluzione che quest'anno viene data come geniale, in altri momenti della Juventus forse sarebbe stata considerata un'idiozia, non lo so. Sì. Gio, a te come vedi questa cosa? Oggi ricordiamo, io sono uno che ha fatto la guerra, ovviamente la guerra calcistica, diciamo ideologia, a Folletti. Ricordiamo che oggi, che non c'entra nulla perché sembra la caviglia, UEA si riferma UEA, Azic all'altra gamba, problema muscolare, un altro infortunio. Perciò anche questa cosa nelle scelte del mister, avere una scelta, per esempio ora secondo me a Genoa sei obbligato, che con Sensao andrà in panchina, perciò sei obbligato a fare la stessa formazione magari contro la Roma. Gio, come ci si comporta? Nel senso, questa sostituzione al 45esimo, se è vero che la Juve non ha preso un buon, un ottimo vice Vlahovic perché magari lo voleva lasciare sereno, cosa può significare il cambio al 45esimo nel big match dell'attaccante per un centrocampista? E che il mister sia un po' rotto di Vlahovic, cioè mi sembra abbastanza chiaro, cioè nel senso, secondo me l'altra sera, proprio nell'azione che raccontava Alberto di Lorenzo che lo anticipa di testa, si vede proprio, inquadrano Thiago Motta e lì lo cambia. Cioè lì ha deciso di cambiarlo, perché secondo me, ripeto, lo dirò fino alla morte, io ho fatto l'attaccante, chiaramente non a quel livello, ma per me non esiste nella vita che un attaccante si metta sempre dietro al difensore ad aspettare la palla. Per me è una cosa inconcepibile e lui fa sempre così. Purtroppo è diventato un grosso limite per la squadra, perché purtroppo facciamo fatica a segnare e quelle occasioni che capitano quasi spesso, quasi sempre a lui, e manca un po' di cinismo, ecco, mettiamolo in questo modo. Però è chiaro che secondo me è un monito soprattutto per lui a dire: ma io ti ho dato fiducia tutto il tempo, adesso basta, sappi che se giochi male, cioè piuttosto metto un altro in avanti, tanto lo posso provare a giocare in un altro modo, posso mettere Yıldız, in questo caso mette UEA, aveva già messo Nico, se vi ricordate, appena arrivato. Quindi, secondo me... questo comincia a diventare un problema per la squadra, secondo me. No, ma Gio, e ma non solo che... credo secondo me, credo anche per Thiago Motta, mi sembra abbastanza chiaro. Cioè, insomma, ma quello che dici tu, Gio, sul fatto che lui rimane sempre dietro al difensore, cioè io non ho mai visto lui attaccare il primo palo, cioè tu di no. Avanti, quando il compagno arriva in velocità in zona cross, cioè di solito si fionda, no, a tagliare la diagonale per prendere anche forza nello slancio, nel colpo di testa. Cioè se tu salti sempre da fermo come un pinguino, ma cioè, quando la prendi la palla dentro l'area, se la prendi che forza gli dai? Non gli dai mai forza per metterlo. O gliela metti sotto l'incrocio, come è successo l'anno scorso a Frosinone. Ma allora, infatti... se tieni sul secondo palo e la metti sotto l'incrocio, bene, ma se tu devi fare un colpo di testa, non, da fermo non gli darai mai la frustata giusta, no? Ma infatti tu vedi che lui, anche quando manca poi gli interventi perché la palla passa
e lui rimane un po', come dire, spiazzato da questa cosa, succede spesso questa roba qui, perché tu non fai mai il movimento ad attaccare la palla, fai sempre il movimento ad aspettarla, ma, come dire, non sei neanche quel tipo di giocatore, perché non hai l'istinto che ha Inzaghi, cioè che aveva Inzaghi. Inzaghi, se c'erano 8 rimpalli, lui andava a finire dove la palla andava a cadere. Lui non ce l'ha questa cosa, perché lui gol da 2 metri non li sa fare. No, non mi sto trattenendo, Fabri. Volevo andare da Ale, no? Ale, ovviamente è un gioco di squadra, e il teatro, il cinema, si può dire la stessa cosa, no? Ci sono tante personalità. Come si può spiegare? Cioè, perché secondo me Motta, ecco, io di comunicazione sono profano, però Motta l'ha, non dico difeso, anzi l'ha esaltato, no? A livello di gruppo, leader, positivo, sempre al 100%, no? L'ha esaltato. Poi questa sostituzione così d'amblè, no? Nel senso, al 45esimo, ciao Matt Pasquini, ciao. E come ci si comporta? Nel senso, questa sostituzione, dopo aver parlato benissimo anche il giorno prima, no? Di Juve-Napoli, per un centrocampista, cioè, è giusta questa cosa? È un'ennesima prova? Lui dice, la provo anche a fare questa cosa? Per vedere se lo, come si dice, smuove. Secondo te come, non dico come si può fare perché è personale, no? Nel senso ci devi essere tutti i giorni, però come si può intendere questa cosa? Io dico, uno, nessuno di noi è stupido, all'ennesimo complimento eccessivo comincia a puzzare. Voilà. No, erano, a un certo punto erano troppi, Frank. Cioè, a me piace, cioè, ormai nella comunicazione riconosciamo il bastone, la carota, lo conosciamo, cioè, però se tu gli fai complimenti spudorati così tanto una volta, 2 volte, 3 volte, ma 4, ma siamo arrivati almeno a 4 volte, che, anche perché le domande gliele fanno, e quindi, però un conto gli fanno le domande e lui è normale, ma è un conto esaltarlo così tanto. E questo non vuol dire che lui in allenamento non si impegni, non dia l'anima. Io non metto in discussione quello. Non stiamo parlando di Leao che fa il cinema. Esatto. Scusami, che fa quelle cose, sostituzione, e neanche esulta che fa il gol. Insomma, non so come dire, almeno quello no. Però uno nella comunicazione, quindi Motta, il castello di Motta cade in quello. Secondo, io la penso come Joe, a lui gli girano le palle e lo sostituisce, cosa vecchia, perché... è così, funziona così, anche all'allenatore girano le palle. Se una volta ti chiede di fare una cosa, 2 volte ti chiede di fare una cosa, in allenamento proviamo alcune cose e poi non le fai, ti rifiuti di fare i movimenti che diceva Stefano adesso, anche dietro l'uomo, non solo venendo incontro, non solo appoggiando la palla, non solo sbagliando i passaggi a 1 metro, non solo tante cose, all'ennesima volta ti tolgo. Perché la pazienza ha un limite, 1. E 2, il segnale alla squadra. La segnale alla squadra che non c'è solo lui, può giocare un altro. Ma il segnale principale è dato a lui. Il positivo, per togliergli anche la responsabilità, perché siccome uno che la soffre la responsabilità, e quindi la toglie. Sì. Calzo a pennello. Bravissimo, gli stop di Vlahovic. Quindi uno gli toglie responsabilità, se lui soffre così tanto della responsabilità, quindi un po' gliela toglie, come dire, stai tranquillo, te ne stai un po' tranquillo, c'è un altro, possiamo fare a meno. Secondo modo, gli dice anche, Ciccio, o ti dai una svegliata, oppure così non possiamo andare avanti. Io, secondo me, se non è casuale e non è solo un capriccio, non c'è solo arrabbiato, potrebbe anche lasciarlo fuori sabato. E io non lo troverei particolarmente strano. Perché se no la lezione, voglio dire, se la deve capirla fino in fondo, dal mio punto di vista. Questa è una lezione se credi nel miglioramento, perché loro stanno credendo ancora che lui possa migliorare in tutto, perché altrimenti non gli darebbero neanche più una lezione. Quello che è successo a Chiesa non è stata data più nessuna lezione. Fine. E poi quando la Juve dice fine, quindi certo. Sicuro. Tranne quindi, per secondo casa. Me,
tranne per grandi, Cassari. straordinario. Cassari viene 3-4 volte quello, no. Cassari sta distrutto tutti i pali segnaletici di Torino, secondo me c'è stato un periodo. Ma anche la metro, anche perché il comune che gli ha pagato lo stipendio per dire torna qua che abbiamo bisogno un po' di lavorare. Però Leo, secondo me, io la vedo così. Dico, io la vedo un po' così. Cioè, sì, poi la domanda bella, poi lascio la palla a Leo, ma la domanda bella è anche i compagni. Non ci chiediamo nessuno di noi, cioè la squadra, come reagisce alla sostituzione. Cioè, voglio dire, adesso è vero che ognuno si fa i cazzi suoi, per carità, però è uno sport di squadra, cioè voglio dire, non è... I malumori in una squadra ci sono. A Leo sono curioso di chiedere questo da mister, no? Prima di arrivare a Gianluigi, che Gianluigi mi deve fare un piccolo editoriale, perché Gianluigi non ci siamo visti, se senti per niente di questa Juve, in breve cosa ne penserai, cosa potrà essere. Leo, da mister, se io a Genova, e ho fatto la stessa domanda a mister Gatta ieri, se io a Genova cambio formazione e vinco, è anche bene, no? Può essere anche 0-1, ma tu hai vinto bene perché hai dominato, hai tirato, no? Perciò una partita fatta bene. Con il Lipsia o la partita dopo, a prescindere, l'allenatore si fa la domanda o torna comunque sui suoi passi o le sue, diciamo, certezze, che è quella di mettere il centravanti? Io faccio così queste domande perché mi sono confrontato con qualche allenatore. Io non sono un allenatore, mi piace, diciamo, mi piacerebbe, ma non sono un allenatore, e mi sono fatto una mia idea. Che a volte gli allenatori fanno fatica a cambiare proprio per non entrare nel mood di dire e mo che faccio alla prossima. Questa è stata una mia deduzione, diciamo, un po' spiccia, diciamo così. Allora, ci sono allenatori e allenatori. Da questo punto di vista, prendere queste scelte, oltre all'aspetto tecnico e tattico, è anche un po' di carattere. Ci sono degli allenatori che cambiano di continuo, degli allenatori che, come dicevi tu, cambiano poco volentieri. Io ti posso dire che io già prima del PSV avrei cambiato, l'ho detto sì, più volte, e secondo me il futuro della Juve deve andare un po' oltre Vlahovic, proprio come modo di giocare, nel senso che io non lo vedo come un imprescindibile, lo dico chiaramente. Non mi interessa dello stipendio, non mi interessa dello status che ha. A me interessa che la Juve nell'ultimo terzo, come si diceva prima, sia un po' più cattiva. Poiché lo sia con Vlahovic o senza, mi interessa poco. Bisogna cambiare, però, perché effettivamente è vero che non produce tantissimo la Juve, ma neanche non produce niente. Potenziali occasioni ne ha prodotte tante in queste partite, poi sono finite in niente per mille motivi, però la Juve arriva lì, cioè non è una squadra che fa fatica ad arrivare sulla tre quarti, sarei più preoccupato di quello. Lui si deve un po' aiutare, si deve un po' aiutare solo, ti dico la verità, perché io questa roba che il gioco dell'allenatore non lo favorisce, non ci credo più. Cioè, il giocatore, facciamo spesso il paragone con Haaland, no? Perché si è paragonato lui. Haaland c'entra zero con Guardiola, però Haaland fa gol. Cioè, il ragionamento è già finito dal mio punto di vista. Gianluigi, eccomi. Che ti sei finalmente liberato un po' dai tuoi tanti impegni tra libri, sport, ovviamente studi e tutto quello che fai nella vita, sei sempre a 3.000, e dopo facciamo vedere anche un paio di copertine dei tuoi libri che sono in vendita. Detto questo, mi dici qualcosa sulla Juve di queste prime 6 partite? Ricordiamo, 6 partite, prendiamo il lato positivo, 6 partite di cui un gol subito al 93esimo per una dormita, diciamo, si poteva anche evitare, e in più non ci hanno mai tirato in porta, forse 3 tiri nello specchio in 6 partite, e questo comunque è una nota di merito alla squadra, all'organizzazione e al gioco difensivo, perché alla fine anche ieri Flick ha detto abbiamo vinto solo 1-0, quanti punti ci danno se segnavamo anche 1-0? Sempre 3. Gianluigi, dimmi tutto. Allora, intanto è un piacere essere di nuovo qua, sai che mi fa piacere comunque fare
chiacchierate, perché anche perché non puoi dire altrimenti, visto che sei venuto, se no, se dici non ho piacere. A parte le battute, lo sai, no, ma dico questo perché comunque alla fine oggi, vuoi per Allegri o non Allegri, io sono più juventino di te, non si sono create delle diatribe, e ho visto anche sfasciarsi amicizie di 30 anni, quindi io dico voglio andare solo nei canali dove si parla in maniera equilibrata. Infatti tu lo sai, ho ridotto tantissimo le ospitate perché lo preferisco. Al di là di questo, in breve, della Juve mi piace comunque si sia partita con una grande fiducia in alcuni giovani. Diego Motta ha dimostrato di avere personalità a lanciare gente come Savona, Mbangula, eccetera, eccetera. E al tempo stesso non guarda in faccia a nessuno, al di là di Vlahovic in questo momento. Sentivo ovviamente questi pareri, giustamente, solo il tempo ci dirà quale sarà la verità, insomma. Detto ciò, mi riferivo proprio a Douglas Luiz, arrivato come una stella, e in questo momento lo sta giocando. Deve entrare, deve trovare la quadra. A mio avviso si deve trovare veramente una quadra per avere una continuità, e questo secondo me tipo molte partite sono ancora bloccate, i ragazzi devono conoscersi a mio avviso, però al tempo stesso bisogna guardarsi in faccia e dire guarda, siamo alla Juve, dobbiamo fare qualcosa di importante. Qualcosa di importante vuol dire vincere a tutti i costi, vuol dire provare a vincere, impegnarsi a vincere, cosa che non è stato fatto negli ultimi anni per tanti motivi e voi già sapete, no? Mi piace la solidità difensiva di questa squadra, al di là di quel gol preso per una disattenzione in Coppa. Mi piace, il portiere mi sta piacendo e non è facile subentrare a un portiere come Szczęsny, soprattutto tra i pali della Juve. Il centrocampo, come dicevo prima, ha bisogno di trovare insomma la quadra, giocare a 3, a 2, non importa. L'importante è che i giocatori siano coesi, perché si vede palesemente che le imprecisioni sono dovute a un discorso di trovare gli ingranaggi giusti, la continuità, essere coordinati, provare gli schemi di allenamento, fino ad arrivare all'attacco. Io leggevo sui vari social di un'idea di Yıldız falso 9. Io sinceramente non la capisco. Non la capisco perché noi siamo praticamente costretti a giocare con Vlahovic, che Vlahovic per me non è da Juve, non è un attaccante che purtroppo si legge magari sì a potenziale, però ma per me ha delle lacune importanti, ha delle lacune tecniche importanti, ha delle lacune, mi spiace dirlo, mentali, perché non lo vedo, lo ha dichiarato anche lui nell'ultima intervista, lui ha dei limiti, ha dei limiti mentali, ma siamo alla Juve abbiamo bisogno di altri profili. Io credo che l'anno prossimo sarà sacrificato lui. Ho visto un po' un parallelismo con Chiesa, una società che non guarda in faccia a nessuno. E dico questo perché era anche difficile privarsene in questa sessione di mercato. Le cose si fanno con calma. Ovviamente mi auguro che lui possa fare tanti gol, che possa smentire, ma allo stato attuale una soluzione si deve trovare. Perché ci sono alcune situazioni in cui bisogna fare gol. Cioè io sono del parere, e poi concludo, che se un attaccante del genere ha 3 occasioni, almeno una la devi buttare in porta. 3 occasioni palesi, non 3 occasioni difficili. Per me il gol lo devi fare. Questa è un po' la mia disamina, insomma. Allora, io mo la butto in caciara. Posso buttarla in caciara, che a me non piace. Nel senso che io non do ordine. Facciamo una specie di, come si dice, come ritrovarci tra amici, no? Beh, qualcosa, mangiare qualcosa insieme, ma gli altri, no? Tolto che questo potrebbe essere un problema o un non problema, no? Perché io poi devo capire anche, scusate, questo microfono cambia colore perché la qualità ovviamente è sempre quella alta, diciamo, ma gli altri, cioè se io conosco, comincio a conoscere il mio compagno, gli altri, faccio 2 nomi su tutti che a me piacciono tantissimo, Coop Miners e Nico Gonzalez. Cioè, l'apporto degli altri ci deve essere, ragazzi, perché Vlahovic non ha calciato, o ha calciato una volta in 3 partite verso la porta, no, poteva fare dei movimenti diversi, ma poi ha fatto 2 tiri Coop Miners in 3 partite, no, quello ad Empoli con la parata sul portiere e quello col Napoli, che diciamo poteva anche piazzarla meglio, diciamo, è nelle sue corde. Come ci muoviamo da questo punto di vista?
perché io lo voglio dire ancora, chi pensava che Motta fosse Guardiola è perché evidentemente vedeva gli highlights e guardava i risultati sul 202 pagina di televideo, e allora diceva questo è un fenomeno, no? Terza miglior difesa del campionato, già la ti doveva far pensare qualcosa. Però gli altri come ci muoviamo? Non lo so, chi vuole partire? Cioè nel senso, perché siamo stati fermi in queste tre partite dove abbiamo fatto fatica a calciare in porta, a non trovare un altro sistema durante la partita? Perché poi è vero che UEA è stato magari in due o tre volte più pulito, perciò la squadra ha tenuto più palla nella metà campo del Napoli, però come si dice, scioglietemi questo nodo, chi vuole partire? Io ti dico subito, ragazzi, perché ricordatevi che ormai nel web non c'è bisogno di avere opinioni ed essere equilibrati, funziona soltanto il casino, a prescindere da ciò che si dice. Perciò facciamo casino, sto scherzando ovviamente. Io ti dico subito la mia opinione perché certo. È abbastanza semplice, cioè io penso che la Juve queste partite qua debba trovare il modo di vincerle in un altro modo, cioè con altre soluzioni, che siano palle inattive, che siano tiri da fuori, eccetera. Cioè quello che non ha funzionato in queste partite è che bene o male lo spartito è quello, e quando il ritmo rimane basso fai fatica, ok? È vero anche che i giocatori, come diceva Gianluigi, si devono conoscere, io sono assolutamente d'accordo, ci vuole tempo e sono tanti i giocatori nuovi che sono arrivati alla Juve, tanti e importanti, quindi di conseguenza un po' di tempo va concesso, però certe partite le vinci anche con uno schema da calcio d'angolo, una palla inattiva, un tiro da 25 metri, tutte cose che per esempio con Napoli potevano succedere, perché Kop Miners quel tiro lì 9 volte su 10 fa gol, non è che 9 volte su 10 prende la porta, cioè lì 9 volte su 10 fa gol, e quindi è andata male. Però qualcosa in più, anche appunto, ripeto, sulle palle inattive, un gol di un difensore, l'inserimento di un centrocampista. Col PSV, per esempio, questa cosa si è vista perché hai sbloccato la partita, quindi con qualche spazio in più la Juve è una squadra pericolosa, perché è una squadra che corre. Quindi io penso che il vero step poi da fare sia mettere dentro delle cose in più, cosa che ovviamente Motta non ha potuto fare perché il tempo è poco, cioè è un mese e mezzo che lavora con la squadra. Sì, esatto, io voglio ricordare anche che all'inizio preparazione c'erano tanti giocatori nuovi, sì, c'è un giocatore che dopo ci torneremo, che è stata due mesi alla Juve, che ancora si deve riprendere, diciamo, la Juve, però quei nuovi... Tante cose da scoprire, anche Thuram l'abbiamo fatto una partita, esatto, alla fine, quindi io sono abbastanza fiducioso. Però posso fare una domanda io, un po' provocatoria, voglio sapere, è una questione di tempo... Poi io, la pazienza anche del tifoso, ma non solo del tifoso, ha un limite di tempo, nel senso che Douglas Luiz sono due mesi. Ci sono giocatori che arrivano, li metti in campo subito, non hanno bisogno di nulla e giocano e vanno, perché nel calcio non esiste la lingua diversa, si deve ambientare. Chi sa giocare a calcio, il calcio è... uno sport intuitivo facile, non è intuitivo difficile. Non voglio dire che sia facile giocare a calcio, però conoscere i compagni sì, ma se uno conosce il gioco del calcio riesce anche, secondo me, questa è la mia opinione, senza troppo tempo. Però la mia domanda è, ma il problema è il tempo e la conoscenza dei giocatori o la poca esperienza di Motta nella costruzione della fase offensiva? No, lo dico perché anche Motta non ha una, adesso voglio dire, siamo tutti esaltati, siamo tutti contenti, certo, aria di novità, tifiamo per la nostra squadra e che avevamo voglia tutti di un cambiamento, io sono felicissimo di questo e appoggiamo la squadra, però effettivamente parliamo dei giocatori di poca esperienza, gente che non ha mai giocato in Champions, ma neanche lui come allenatore sto parlando. Certo. Quindi io adesso mi è venuto in mente di quello che dicevate voi. Comunque noi la fase difensiva, il disegno, lo vediamo, è evidente. Però il disegno offensivo, lo chiedo magari a voi, che magari... Cioè, io sono andato anche allo stadio due o tre volte già quest'anno, quindi lo vedi anche dal vivo. Se Allegri aveva la palla lunga, laterale, di testa, anche... Ma, uno, però dico,
cioè lui, Motta, cioè raccontatemi la fase offensiva di Motta qual è, a parte Zirze al Bologna che veniva a fare il regista avanzato e distribuiva perle e palloni. Cioè io, ditemela voi, io, esiste il suo modo di attaccare e di scardinare le difese di quelle chiuse? Ha un modo? Non lo so. No, allora io personalmente su Thiago Motta non ho alcun dubbio, cioè che comunque sì, abbia bisogno di tempo, senz'altro. Io credo che sia più una questione di tempo e più una questione di tempo per capire come arrivare a riempire di più l'area di rigore. Cioè, quando Thiago Motta post Empoli, se non sbaglio, post Empoli dice, ho parlato con la squadra e ho detto che comunque c'erano delle situazioni dove siamo stati troppo frettolosi, non abbiamo dovuto tempo ai centrocampisti magari di arrivare, di riempire più l'area, poi magari l'esterno che arriva dall'altra parte, le mezzali che arrivano e si inseriscono, e quelli sono meccanismi che inevitabilmente ci vuole tempo per dare il coraggio ai giocatori di buttarsi di più. Cioè, Alessà, il discorso che la squadra non prende gol, no? Ti fa capire quanto oggi loro siano più concentrati nel fare il compito piuttosto che nel rischiare. Mettere nella testa dei giocatori, dare la consapevolezza, il coraggio di provare a rischiare qualcosa di più, anche rischiando di dover prendere gol o di prendere un'occasione pericolosa a sfavore, è una cosa che implica tempo. Implica tempo perché i giocatori devono capire che facendo in quel modo che l'allenatore ti chiede, puoi arrivare ad avere dei risultati migliori. Questo, ti ripeto, io non sono nemmeno io allenatore, quindi vado per quello che sento dire e parlando anche con persone che magari fanno questo anche non a livello di Serie A, a livello magari parli con Leo, parli con Joe, parli sì, con sì. Che magari hanno delle nozioni in merito. Porca no? Miseria, come ti riduci? Vabbè, ho capito. Ognuno parla con chi può. Io purtroppo non posso, con Allegri e con Motta no. Non ci posso parlare. Però Stefano, io capisco, cioè vedi, Cambiasso, la sovrapposizione di Cambiasso libera lo spazio per il Lins e faccio il gol. Ti faccio un esempio, Ale, scusa. Anche semplice, e quello l'ho visto. Ti faccio un esempio pratico proprio sull'azione di Coop Miners. Lì, secondo me, l'errore lo fa UEA. Perché UEA, se tagliando all'interno, si porta l'uomo. Quel movimento lì, soprattutto per chi non è centravanti, non è automatico. Cioè, ragionare nell'ottica di dire io questo movimento non lo devo fare andando sul secondo palo, ma devo rimanere dritto verso il primo. Perché lui si è mosso come un esterno lì. Di lasciare il mio compagno in quella zona di campo più libero di calciare in porta. Però sono cose che non puoi avere oggi. Cioè Thiago Motta a Bologna il primo anno non fa quello che ha fatto al secondo. Gioca bene, sì, si esprime, fa vedere qualcosa, ma non è il Thiago Motta del secondo anno di Bologna. E quindi poi torniamo sempre al discorso, è ovvio che noi tifosi non siamo in grado di aspettare, io per primo. Sì, però Stefano, quello che la scelta la devi difendere, tutto qua. Cioè, quello che dice Alessandro io in parte lo capisco, perché tu non puoi fare tutto in due mesi da allenatore, no? Quindi inizialmente devi fare delle scelte su quali concetti, soprattutto allenatore nuovo, tanti giocatori nuovi, allenatore che passa da una medio piccola ad una big, cioè tanti problemi, no? Quindi secondo me lui è partito con i concetti base e la fase difensiva è inappuntabile fino ad oggi. In fase offensiva devi anche un po' aggiustare, io questa cosa l'ho vista fin dalla seconda partita, anche in parte della prima col Como. Cioè lui a Vlahovic, per esempio, fa arrivare anche dei cross, perché sono arrivati dei cross, e non è tipico del gioco di Motta. Vedevamo a Bologna, erano tanti isolamenti sull'esterno, e l'esterno quasi sempre era piede invertito, rientrava e calciava. Cioè adesso noi facciamo arrivare anche dei palloni dentro l'area, quindi qualcosa sta cambiando. Il discorso di Cambiaso, quello è, dal mio punto di vista, un'azione abbastanza classica del calcio degli ultimi 2 o 3 anni, perché mi viene in mente Calafiori in nazionale, gol di Zaccagni, è quell'azione lì. Sì, molto simile.
è un taglio interno, porti palla, la difesa collassa e poi trovi lo spazio. Quindi quelle sono cose anche semplici da far vedere in pochi allenamenti. Quello che chiedeva Alessandro invece secondo me richiede un po' più di tempo. Le combinazioni proprio tra i giocatori, quelle richiedono un po' più di tempo, perché richiedono conoscenza, richiedono un allenamento un po' più costante. Sì, sì. E o le trovi subito, perché i giocatori parlano la stessa lingua, mi viene in mente l'esempio di Sneijder che atterra a Milano, lo buttano nel derby e in 10 minuti era padrone del campo, o se no un po' ci devi lavorare. Quindi... No, perché non è che non vediamo Koopmeiners che va sulla sinistra improvvisamente, fisso sulla linea, la fascia sinistra, quindi è una scelta, saranno delle prove, sì. Abbiamo la sensazione di prove. Anche, sì, prove. Sì. Anche perché poi adesso con le partite ogni settimana qualche prova in partita la devi fare, non puoi solo allenarti, anzi allenamenti ne fai pochi. Quindi no, Gio, Alberto, Gianluigi... Secondo me, io penso che sia diverso se noi vogliamo valutare il progetto o se stiamo valutando le singole partite. Nel senso che io sul progetto resto ottimista, per tutta una serie di motivi. Perché penso che Motta non sia uno sprovveduto, è vero che deve fare esperienza in una big, però è uno che... ha cervello e lo ha dimostrato, ha carattere e lo ha dimostrato in passato, perché vedo della qualità in questa squadra che l'anno scorso magari non c'era. Ci sono giocatori che hanno qualità tecniche individuali molto maggiori, che sanno gestire la palla molto meglio, e quindi credo che alla lunga questo possa essere un progetto vincente. Poi, come dire, come la statistica, nei grandi numeri esce 50-50. Però non è detto che la prossima partita sia quella positiva o quella negativa. Quindi se noi andiamo a analizzare le singole partite, sicuramente ancora manca qualcosa. Si vede qualcosa di positivo, come dicevo prima, secondo me in particolare in difesa, ma anche in uscita dalla difesa, anche quando siamo un po' sotto pressione. Si vede qualcosa di positivo in fase di costruzione, anche se perdiamo ancora troppe palle che poi ci fanno male, perché prendiamo i contropiedi, li prendiamo così su palle perse da noi in fase di costruzione, e c'è gente che insomma tecnicamente è capace, quindi alla lunga le cose possono migliorare. Poi questo vuol dire che arriveremo a vincere lo scudetto? Non ne ho idea. Sicuramente ci sono delle squadre che sono più attrezzate di noi, e che anche se, e io sto parlando soprattutto dell'Inter, che voglio dire, non si capisce bene perché non le abbia vinte tutte fino adesso. Probabilmente è più una questione la loro, una questione di mentalità con cui affrontano le partite che di problema tecnico. Ci sono delle squadre che stanno facendo meno fatica di noi a trovare una certa quadra, però poi tipo il Napoli, però poi bisogna vedere se questa quadra dura nel tempo, ok? Quindi io nel complesso sono, voglio dire, devo essere ottimista, perché è un progetto che è appena iniziato, perché ha delle qualità, perché alla fine se tu metti un allenatore intelligente e dei giocatori che hanno i piedi, qualcosa di buono ne deve uscire. Questo è il concetto. Poi staremo a vedere, sì, sicuramente ancora davanti. Ecco, il problema è che abbiamo sostanzialmente una scelta in attacco e le altre sono scelte di ripiego, cioè sono esterni che tu fai giocare come falso 9 oppure fai giocare come punte. Questo può essere un problema, però una cosa che non mi spiego, le partite migliori che abbiamo giocate le abbiamo giocate con sostanzialmente la squadra di riserva, fra virgolette, ovvero quando ancora non avevamo integrato il centrocampo, quando avevamo Mangulà che stava a sinistra e che faceva le incursioni, Ildiz stava un po' più centrale, allora magari Ildiz centrale ci può servire più che a sinistra, non lo so. Insomma, dobbiamo trovare un modo per modificare questa inamovibilità che sembra esserci lì davanti, però io nel complesso vorrei ancora essere positivo. Ecco. Io devo fare un po' di casino con Joe e poi voglio farlo con voi. Casino nel senso pratico. Allora, l'ho detto pre-live, lo dico anche in live, perché se c'è una cosa che a me non manca è dire quello che penso. La Juve squadra nuova, la Lazio squadra nuova, Milan squadra nuova, allenatori nuovi, perciò nel senso allenatori nuovi, perciò guida tecnica, pensiero, la Roma squadra nuova, però le possibilità, i tiri, le azioni, poi il Milan magari c'è il problema opposto,
la difesa un po' troppo aperta, perciò ha subito gol, ma costruisce, no? Anche quando le partite che non ha vinto, con la Lazio è andata 2-1 nel secondo tempo, negli ultimi 10 minuti ne crea 4 e può ribaltarla. E io come me la giustifico il fatto che noi non tiriamo nemmeno? Cioè, rispetto a un progetto nuovo che come quello della Lazio, la Lazio ha messo Nosli, ha messo Dia, ha messo Tchouaména, non mi ricordo il nome, cioè non so come si pronuncia. Beh, è andato via il capocannoniere degli ultimi Piscervo, 15 anni. Piscervo, quello che è stato ieri, chi è? Piscervo, non so nemmeno come si chiama, quello che è stato 2-0. Dalle Basciù? Perciò anche questi hanno cambiato dalla tre quarti in su parecchi giocatori, però dico la Lazio per dire che non hanno la stessa nostra qualità, anche sul mercato non sono andati a spendere. Come mi comporto io da tifoso? Premettendo che sono d'accordo con Alberto, la società ha deciso questo progetto e noi dobbiamo supportare e a volte anche sopportare magari determinati risultati o momenti no. Io cosa devo dire? Cioè, perché vedo le altre squadre che costruiscono 10 azioni gol e io faccio fatica a tirare in porta? Squadre che hanno cambiato anche loro tanto. Questa è la mia... Ma... Se vuoi rispondere, Gio, se ti ho disturbato... Sì, no, io sto dicendo... No, stavo pensando, guarda, ti dico... Non so se vi fa paura rispondere. No, allora guarda, ti dico la verità. In realtà io stavo ascoltando quando parlavate della fase difensiva della Juve, che ha registrato la fase difensiva della Juve, e però io dico, parte un anno, non è che la Juve sia stata mai una squadra scarsa a difendersi, anzi tutt'altro, il contrario. Cioè, gli ultimi sei mesi dell'anno scorso, parliamone. Sì, gli ultimi sei mesi dell'anno scorso, però se, sì, va bene, ok Leo, però secondo me... Scontro totale. No, però sinceramente se il problema era la fase difensiva della Juve, boh, non lo so, io no, sinceramente... No, non era il problema principale, sono d'accordo. No, però io dico che, insomma, credo che tutti quando abbiamo preso Thiago Motta, indipendentemente dalle sue... capacità di fare la fase difensiva, cioè che le dimostrava, che era dimostrata a Bologna ampiamente, ci aspettavamo tutti qualcosa di più dalla fase offensiva, perché comunque quella dell'anno scorso non era soddisfacente. Poi se andiamo a vedere i numeri meri e freddi, l'anno scorso la fase offensiva la Juve è stata tipo la seconda squadra per tiri in porta, quindi pur giocando male, però io vi dico, a me la cosa che preoccupa di più è che io non vedo niente di diverso. Cioè, le prime partite abbiamo giocato con squadre che oggettivamente hanno provato a giocare a calcio, e lì, come per il PSV, e lì noi mi sembra che siamo bravi, perché siamo bravi a difenderci e bravi a ripartire, ok? Abbiamo avuto dei giocatori molto in forma, tipo Bangula, come era Yıldız le prime partite, però io sinceramente nelle altre partite oggettivamente io ho visto far sempre la stessa cosa. E io sono un po' preoccupato di questo. Cioè, io non ho visto mai un piano B. Cioè, indipendentemente dal fatto che in questo momento i passaggi che facciamo, cioè anche per far girare la palla, vanno a due all'ora. Quindi se giochi contro una squadra difesa schierata o comunque che si difende, cioè o devi sperare in qualche cavolata loro, secondo me difficilmente fai gol. Non tiriamo mai da fuori e non c'è mai una variazione sul tema. A me la cosa che preoccupa molto è questa. Fino adesso io non ho visto mai cambiare tipo di atteggiamento alla squadra, e mi dispiace, questo non può essere attribuito ai giocatori. Questo è per forza qualcosa che dà l'allenatore.
E questa secondo me è la parte più preoccupante per come la vedo io. Gio, ti ricordi l'anno scorso quando la Juventus giocava abbastanza difesa schierata, tu vedevi quelle partite in cui gli altri avevano il 60% di possesso palla, ma non ti davano mai l'impressione di essere pericolosi? Ecco, noi quest'anno siamo l'altra squadra, perché sostanzialmente quando troviamo una squadra che sa giocare a difesa schierata o che rinuncia a costruire il gioco e rinuncia e vuole solo giocare in ripartenza, noi non riusciamo, diciamo, ad attaccare il fortino. Se non riusciamo, perché nelle prime partite, come hai detto giustamente, le squadre, che il Como, ma le squadre con cui abbiamo giocato hanno provato a fare calcio, oppure hanno preso gol e quindi sono state costrette a venire un po' più avanti per recuperare, e allora noi lì ci siamo trovati bene. Ma finché l'altra squadra gioca aspettandoci e ripartendo, e finché noi non riusciamo a fare il primo gol, diventa veramente difficile. Con la difesa schierata facciamo molta fatica. Ma noi, io voglio rispondere a un po' di persone che hanno scritto, ma io non sono né per Motta out, né queste sono puttanate. Però, ma le parole, se, tua, però mi dissocio dalla parola sono. Ok, no, però quello che voglio dire, se non posso criticare quello che vedo, allora non vado neanche qui a dire la mia. Lascia stare, nel senso, che oggi mi sono andato a fare gli occhiali nuovi, arrivano fra una settimana. Sinceramente, se adesso ci va bene che in tre partite di campionato abbiamo fatto tre tiri in porta, ok ragazzi, allora io alzo le mani, perché abbiamo visto la costruzione dal basso o le catene laterali, no, mi dispiace, a me piace vincere. Poi fai un'alzata, guarda che tempi televisivi, te fammi un'alzata verso Gianluigi, che è un pallavolista anche, Gianluigi, fai una schiacciata, vedi di dirmi qualcosa e andiamo avanti sul discorso. Gio non le sa fare le alzate, te lo dico. Oggi Gioe Leo facevo il palleggiatore, ma quale palleggiatore? Esatto. No, quello che voglio dire, io non voglio fare polemiche con Allegri, Motta, eccetera, però una cosa sento di dire, che alla fine sì, sono passate poche settimane, è stato dato tanto tempo ad Allegri per lavorare, io credo che questo allenatore debba avere il tempo di lavorare. Secondo me tipo possiamo dire qualcosa di concreto a gennaio, febbraio o marzo, secondo me. Almeno questa è la mia opinione, perché mi sembra un po' prematuro. Sì, magari ognuno di noi può essere lungimirante, può magari vedere adesso problemi che ci saranno in futuro. Io allo stato attuale non sono capace, e questo fa parte ovviamente del fatto che ognuno di noi ha la propria opinione, ognuno di noi ha la propria visione delle cose. Io sento di dire che ho tanta fiducia in questo allenatore e sono però preoccupato per il terminale di attacco. Come dicevo prima, quella è la cosa che mi spaventa di più, perché possiamo fare tutti i discorsi eccetera, ma non vedo un reale sostituto, perché poi allo stato attuale non hai Milik, perché hai Box, cioè come potrebbe giocare questa Juventus rinunciando a Vlahovic? Prima non so chi di voi ha detto che probabilmente non si stupirebbe di una scelta su Vlahovic contro il Genoa, che non mi ricordo, Gio, mi sarei detto tu? Leo. No, Leo, Gio, oggi è nervoso. Gio. No. Io mi chiedo allora come potremmo giocare senza Vlahovic. Cioè, io di questo ho paura. Cioè, questa meglio. È la cosa che no, a me non mi fa paura. Io sono paura. Sicuro. A me non mi fa paura, devo dire la verità. A me piace. Scusami, ti ho interrotto. No, ho finito. Quindi, visto che Ale, tu hai detto che non ti fa paura, tu come giocheresti senza Vlahovic? Cioè giocheresti con Indiz davanti? Sì, credo di sì, ma non mi fa paura, mi piace che non mi fa paura, non ha paura lui. Se mi chiedi una cosa di Motta positiva per me è che lui non dimostra paura,
giusto. Non dimostra paura, arrivava Conte, per me lo dicevo già, ma a me di Conte che viene allo stadio, la sua partita, Juventus, ma non frega niente. Motta non aveva paura di Conte, non ha, cioè perlomeno non dimostra aver paura, ha rispetto, ma non ha paura. Non ha paura dei giocatori, non ha paura dei procuratori, non ha paura di Giuntoli, non ha paura di Vlahovic o di Chiesa, di chiunque. E non ha paura a fare scelte grosse e coraggiose. Ha fatto giocare i ragazzini, perché doveva fare giocare i ragazzini? Perché meritavano di più. E Vlahovic lo tolgo a fine primo tempo. Ha fatto, a un certo punto ha fatto 4 cambi contemporaneamente. E anche sbagliando, non ha paura neanche di sbagliare, perché fai 4 cambi contemporaneamente. E tra l'altro la squadra l'aveva peggiorata quando aveva fatto 4 cambi contemporaneamente. Non l'ha migliorata. Quindi ha sbagliato pure lui. E non ha paura di sbagliare. E magari ha sbagliato a togliere Vlahovic, ma non ha paura a dirgli così no. O comunque non te lo devo neanche motivare. E lui non è un... Se prova già Nico Gonzalez, ha provato UEA, e se Cupo Miners lo prova prima da una parte e poi dall'altra, sta facendo le prove? Sta facendo le prove. Non mi rompete, io faccio le prove. Faccio quello che voglio. Se tu lì non tocchi 6 palloni in un tempo, non stai in campo. Hai toccato 6 palloni? Non stai in campo. Ma non c'è discussione, non è un dialogo. Non c'è dialogo, perché io credo nella non democrazia in uno spogliatoio, lo dico in tanti ambienti, compreso il mio, non esiste per far funzionare le cose. Non esiste. E lui lo sta dicendo forte e chiaro. Non esiste. E tu stai in panchina, ma non c'è discussione. E allora dobbiamo recuperare uno spirito Juve che era così. Perché il signor Boniperti entrava, era così. Negli spogliatoi. Pareggio dell'Atletico Bilbao. Pareggio dell'Atletico Bilbao contro la Roma. Scusate, ma io quando le italiane sono sempre vengono, moderato, Franco. No, cioè, però io voglio andare sul campo. Ecco, c'è un dissing, no? Mi state insegnando questa parola. Sto dissing tra due utenti, due amici che ci sono. Però con la questione Cambiasso, io sono. Non dico quello che penso, dico soltanto, mi rivolgo soltanto al campo. No, perché secondo me di Cafu, Roberto Carlos, così ce ne sono stati pochi, diciamo così, che poi mi fai 5 uscite in mezzo a 3, ne perdi 4 di pallone, una va bene, non lo so fin quando è funzionale. Però Leo, Gio, chi mi vuole rispondere? Leo. No. Così poi dopo no. Lo insulto io. Ah, ok, perfetto. Allora va bene così. Allora è perfetta come tattica, diciamo. Però sta cosa che Cambiasso mi deve venire a fare regista quando io ho Locatelli, ho Douglas Luiz, ho anche tra le linee Cup Miners, e io sulla fascia non do quasi mai l'appoggio ad Ildiz, e si devono interscambiare Ildiz e Cup Miners e tenerli sempre a 35 metri dalla porta tante volte. Secondo me è una cosa che va risolta, perché poi ti studiano e a Cambiasso lo chiudono verso la parte centrale in due e un paio di volte salta, poi perde palla, poi va in affanno, no? Poi non ha fatto il rientro al 90esimo, vi ricordate quel calcio d'angolo alla fine del Napoli? Ha lasciato andare l'attaccante del Napoli senza mai rincorrerlo, perché non ce la faceva più, perché a volte si corre anche, io dico troppo, no? Rispetto a quello che si può fare a volte in un campo. Cosa ne pensi, Leo, e voi, cosa ne pensate di questa cosa? Cioè, Cup Miners è uno che dritto, non dico alla porta, ma negli ultimi 30 metri, spostato un po' 10 metri dal palo così, può far male. Poi togliamo la precisione contro il Napoli, che non c'è stato, però è uno che può far male. Però abbiamo visto 2 o 3 volte che era a fare il terzino sinistro, Cup Miners. Chi sì, mi risponde? Sì. Ma io allora ragazzi, ci tengo a dire che guai chi mette la gogna già, io lo dico anche l'utente, Thiago Motta. Però noi guardiamo le partite, se no ci vediamo il 30 maggio e vediamo. Siamo arrivati... E poi diciamo Motta in e Motta out il 30 maggio, no? Parliamo partita per partita. Poi a Genova fa tripletta Cup Miners, doppietta Cambiasso. Quello che ho detto è stato ne merita puttanata. Scusatemi ancora della parola, ma no, è stato quello che hai visto fino adesso. No? Non ne merita puttanata. Fino adesso stiamo parlando, non vediamo il futuro. Mamma mia, cioè... quanto ti voglio bene quando mi difendi, davvero. Chi vuole parlare? No, a me piace questa cosa di Cambiaso che viene a gusto mio personale da allenatore. Il problema è che adesso la vediamo quasi come una cosa negativa, perché sembra quasi quella soluzione lì l'unica che abbiamo. In realtà se poi, come dicevo prima, metti dentro altri concetti e vedi giocate differenti all'interno dei 90 minuti, quella è una soluzione, secondo me, che un terzino moderno deve saper fare. Terzini fortissimi adesso interpretano tutto il ruolo in quella maniera lì, senza fare nomi, però tolto Carvajal che fa il difensore, sta lì e lo fa benissimo, gli altri
sono tutti di quel tipo. Quindi a me è una cosa che piace. Il problema è che adesso veramente sembra l'unica soluzione. Tra l'altro, il fatto di allargare i Cop Miners, secondo me, è una richiesta di Motta, ovviamente. Il problema è che, secondo me, Cop Miners, per troppa generosità, lo fa 20 metri più indietro. Problema che vedo io da allenatore. Cioè, quando effettivamente in alcune slide che ci ha fatto vedere anche Zenzola, no? Lo vedi proprio fare il terzino, quella è una richiesta sicuro di Motta, che però evidentemente gli chiede di farlo più avanti, lui per generosità, perché magari non è in condizione al 100%, cerca di farlo, ma è sbagliato in questo caso qui. Quindi questa è la mia interpretazione. Poi magari la domanda sarebbe chiedersi come mai Cambiaso fa tante cose, Cabal è un po' sparito dalle rotazioni. Quello fosse un giornalista è un tema che mi interessa, però questo è un altro argomento. Comunque, nessuno mi vuole rispondere su questo. Mi devo tenere. In realtà quello che ha detto Leo, secondo me, è molto corretto, nel senso che Cambiaso, che propone gioco, è un'ottima alternativa se è un'alternativa. Se è l'alternativa principale ed unica, diventa poi un boomerang, perché viene schermato, perché viene diciamo bloccato in anticipo, e quindi è un problema per noi. Il problema non è tanto Cambiaso in sé, che potrebbe essere quell'alternativa in più, quell'alternativa in più che ci fa, magari ci dà quella opzione di attacco in più. Il problema è se l'unico playmaker alla fine diventa lui. Però se a centrocampo il playmaker, diciamo, lo deve fare Locatelli, che sì, sarà migliorato dall'anno scorso, gioca un po' meglio dell'anno scorso, però alla fine... A gennaio, ragazzi, a gennaio Valtiti. Poi, sì, gli piacerà. Però, insomma, non è sempre uno che cambia gioco o che fa i traversoni, cioè, sono sempre passaggi laterali di 5-6 metri l'uno alla fine, quindi... Quindi Cambiaso va benissimo. Vabbè, non puoi dire che ha toccato 111 palloni, poi se passa ma 110 chiave, l'ha passati a quello che gli stava accanto. E quindi, ma la mia è una provocazione, però poi se sono passaggi chiave 0 e assist 0, capisci che tu mi puoi toccare anche 3700 palloni. Sì, però ha ragione Alberto, cioè voglio dire, tu fai la provocazione su Cambiaso, ma voglio dire, ma noi speriamo che Cambiaso faccia solo il terzino, se ci sono gli altri che fanno gioco, ma ha ragione Alberto, cioè voglio dire, se nessuno si prende la responsabilità di fare gioco, fare la giocata, come piace dire a me, l'unica giocata è la sua, che la fa, l'unica giocata che si prende la responsabilità, anche come dici tu, sbagliando e poi essendo stanco e non recuperando e rischiando di fare il gol, ma la giocata per farlo, perché noi stiamo parlando di questo, di fare giocate per fare gol. Me le contate? Le giocate per fare gol? Perché l'altra è la sua sovrapposizione su Ildiz, la fa ancora lui la giocata, la fa ancora Cambiaso la giocata, quando Ildiz fa il gol alla Del Piero. La fa ancora lui la giocata, oltre a Ildiz dopo, chiaramente. Cioè, voglio dire, quindi, quante ne abbiamo viste giocate? Nico Gonzalez riesce a saltare l'uomo in coppa e poi fa la giocata, la fa una mezza giocata, però è poco a livello di giocate, di responsabilità, e a metà campo, lo diceva adesso Alberto, quello non le fa. Stefano, ripeto, per l'ennesima volta, non va col culo per terra, ma giocate non le fa. No, in fase di interdizione ha giocato benissimo col Napoli, benissimo, ha recuperato benissimo un sacco di palloni, però io l'ultimo cambio di lato da terzino sinistro a esterno destro l'ho visto fare da Kalulu, praticamente, che si torna al discorso di Leo, perché Kalulu non gioca più, cioè quei cambi di campo in diagonale io l'ho visto fare da Kalulu l'ultima volta, o sbaglio? Non ne vedo molti, per esempio. Stefano, ti dici Cabal? Stefano, ti vuoi inserire? Perché voglio dire che Locatelli quest'anno lo dovevamo vedere secondo le scritture, diceva un bel libro, secondo le scritture dovevamo vederlo 30 metri più avanti a fare il Pirlo. Questo sta facendo lo stesso gioco dell'anno scorso, che si mette sui centrali, passaggi di 5 metri, però la percezione, la narrazione errata, e in più ogni anno ha fatto 2-3 mesi alla grande, ogni anno lui ha fatto 2-3 mesi
avendo delle prestazioni da 7. E io spero che dei 100 di spassaggi ne faccia 80, di cui ogni tanto pensi anche che c'è qualche giocatore verso la porta, perché laterale c'è soltanto il guardalinee e il suo allenatore e magari qualche compagno, perché io mi auguro sempre di avere un livello alto. E ora butto là, come dissi ieri ad Ale, ma Douglas Luiz e Thuram, se giocano Locatelli e McKennie ancora titolare, loro si devono fare qualche domanda, perché l'allenatore, che pensiamo noi che è meritocratico, perciò fa giocare chi merita, se McKennie è l'unico che si inserisce in area dei centrocampisti e Locatelli è quello che ti dà equilibrio, diciamo, per le prestazioni, perché io ripeto, sono prestazioni buone, eh? Cioè non sto criticando Locatelli, a me non piace come giocatore perché l'abbiamo dipinto come Rodri o Busquets, ma è semplicemente un giocatore che va bene in questi ultimi anni di Juve. Cioè Stefano, io, cioè, come devo fare per vedere Douglas Luiz e Thuram e Kupmeiers, no? Locatelli... 100 milioni spesi, 100 milioni, 140 milioni spesi tra tutte e tre, come li faccio a... Allora, Locatelli ha detto che con Motta tocca più palloni, il problema non è che quanti palloni tocca, ma cosa ci fa col pallone, che sono... tante volte si parla, non si parla prima della prima frase, mai di quello che succede dopo che ha ricevuto il pallone. In generale, Frank, allora, Thuram è un giocatore che quantomeno nell'atteggiamento c'è, cioè, poi lui ha avuto quell'infortunio che comunque sicuramente gli ha un po' precluso, no? di prendere piede all'interno della titolarità, no? Della squadra. Douglas Luiz è un giocatore che comunque attualmente sembra, passatemi il termine, svogliato, cioè mi sembra un giocatore che arrivando dalla Premier pensava di arrivare in Italia e passeggiare e dare col minimo sforzo il massimo risultato. Probabilmente si sta rendendo conto che così non è, perché comunque per quanto il campionato italiano sia sicuramente meno competitivo di quello della Premier, ovviamente comunque ha i suoi ritmi, è comunque un campionato importante, quindi devi anche metterci del tuo. Tecnicamente un giocatore che non si discute, perché il giocatore forte tecnicamente lo vedi subito, già nel tocco di palla, già nel modo in cui si muove con la testa prima di ricevere il pallone, quindi già quello lo noti. Però a differenza di Thuram è un giocatore che non c'è nemmeno nell'atteggiamento in questo momento. Non credo che sia un problema di condizione fisica, così come non credo che sia un problema di condizione fisica quella di Danilo, perché se tu col Napoli preferisci Savona a Danilo, evidentemente vuol dire che c'è qualcosa di diverso. Sono delle valutazioni che l'allenatore sta facendo, per quello che dico che comunque fondamentalmente, tornando alla famosa calma, ci vuole calma, perché anche parlando del discorso di Cambiasso che viene dentro il campo, per me Cambiasso che viene dentro il campo ti permette di portare Kupmeiers in una zona di campo dove oggi è meno pericoloso, perché lo sta facendo troppo, cioè si sta spostando andando all'indietro piuttosto che in avanti, ma ti permette di avere un giocatore di grande qualità non in mezzo al traffico, no? Come si suol dire, no? E ti permette nello stesso tempo di lasciare McKennie con la McKennie, o chi per lui, che dovrebbe essere un Douglas Luiz, con la possibilità di andare più avanti e di essere più libero, perché c'è Cambiasso lì che comunque anche gli dà copertura. Quindi le fasi di costruzione vengono fatte anche per questo. Cioè, è vero che il terzino fa il terzino, il centrale fa il centrale, l'attaccante fa l'attaccante, però ci sono dei meccanismi, Frank, che devono essere rodati, e non lo fai in un mese e mezzo. Poi tu parli di qualità, la qualità che ci abbiamo, Frank, quella è. In che, cioè, senso? Aspetta. Nel senso, se tu dici che Locatelli è un giocatore che ha una qualità bassa rispetto a quello che è il nostro ideale da Juve. Una qualità di te, una qualità nel piede, nel senso, certo, che non, certo, fa mai una verticalizzazione, non manda mai qualcuno in porta. Perciò... Però Frank, cioè, quello che ti voglio dire io è che comunque tu oggi tu fai quello che proponi calcio, o cerchi di proporre un calcio con la materia che hai. Poi è ovvio che se al posto di Locatelli ci fosse un altro giocatore, ci fosse Rodrigo, ci fosse Pirlo, ci fosse Busquets, sarebbe tutta un'altra cosa, no? Ma la palla che Reinders dà a Abraham. Bravissimo, palla bellissima, palla stupenda, stupenda. Ma stiamo parlando di Reinders, non di Pirlo. Allora, Ale, questo sì. Douglas Luiz, una cosa così gliela voglio... magari io penso sia in grado di farla, noi sappiamo... Douglas Luiz sì, Douglas Luiz però, sì, ma Douglas Luiz però... Stiamo aspettando quello.
Sì, ma deve giocare per farlo. Non c'è nell'atteggiamento. È un giocatore che lo vedi. Cioè, quando un giocatore ti porta troppo palla, quando un giocatore... Io sto in panchina e vedo giocare gli altri, Ste. Io devo farlo anche giocare. Ma poi, Ste, bisogna di tempo. Ma scusa, è vero che è soggettivo, ma Kalulu quanto tempo ci ha impiegato a far vedere che era forte poteva poter giocare lui? Oh, ci ha impiegato poco. Lui gioca ma per quello che ti dico... Lui anche il centrale, non l'avevo mai visto. Per quello che ti dico... che la differenza la fa l'atteggiamento e Locatelli no. Nella Juve gioca, scusa Frank, Locatelli oggi per me nella Juve gioca per un solo motivo, perché comunque per quanto possa non piacerci è un giocatore che nell'atteggiamento c'è. C'è un giocatore che lo vedi presente, un giocatore che comunque ti posso dire ci prova. Però Stefano, adesso, i giocatori, i limiti sono quelli, i giocatori lo sanno quanto noi. La Juve doveva rifondare il centrocampo, lo sanno anche loro. Certo. E infatti arrivano i centrocampisti che devono, come dice Frank, arrivano quelli che devono giocare titolari, se no non pensi che è un problema a metà campo. Quindi tu lo sai, tu Locatelli, tu anche gli altri che erano a metà campo, Arthur, quelle chiunque, lo sanno che Fagioli, McKennie, lo sanno che il problema della Juve è centrocampo da qualche anno, no? Dopo i centrocampi forti che abbiamo avuto, sono anni che non abbiamo un centrocampo forte, quindi devono arrivare. E Giuntoli esattamente quello fa, ha aspettato Cup Miners fino all'ultimo, spende 60 milioni perché vuole il centrocampo forte, prende Douglas Lewis 50 milioni con due giocatori dentro, quello che vuoi, per avere il centrocampista forte. Quindi sanno che sono quelli forti. Quindi ora stanno giocando quelli con atteggiamento buono, ma non quelli forti. Per quello che ti dico. È l'unico ragazzi, alziamo il livello della discussione, perché mo devo buttarlo. Perdonami, ma Douglas Lewis era questo anche l'anno scorso. Cioè, nel senso, non è mai stato un giocatore da volume, da intensità. È sempre stato un giocatore molto tecnico, ma io non penso che chi l'ha comprato perché si però se in Premier non metti intensità ti passano sopra, ti ruotano, cioè ti mettono nel frullatore se non metti intensità, no. In Premier io devo buttare la pezzata perché io non ce la faccio, scusate. Allora noi passiamo del tempo per tutti, io non sto parlando, io Motta lo escludo perché per me non c'entra nulla, perché Motta deve fare almeno 2 anni tranquillo e quello deve essere secondo me una regola per ogni allenatore, anche per Sarri, per Pirlo, perciò per me è una regola a prescindere. Ma se diciamo che diamo fiducia, li fa giocare, perché gli altri no? Cioè, io a volte trovo delle contraddizioni, perché io a fine partita non mi esce atteggiamento 3, Empoli 0. Cioè la palla a me in verticale me la può dare solo Douglas Lewis da un certo punto di vista del campo. Se tu mi fai 10.000 passaggi al terzino o al difensore centrale spostandomi dietro, io come faccio ad avere un'idea di gioco? Come faccio a velocizzare il gioco? Come faccio a partire con un contropiede? Come faccio a scardinare le difese dove sono in controtempo a volte, no Leo? Cioè noi facciamo girare la palla 2 all'ora, le difese si mettono a 5 e tu fai una fatica enorme a prescindere da Nico, Miners, Ildiz, Vlahovic. Cioè, noi abbiamo bisogno di un giocatore che a livello di testa, nei piedi, è veloce. E Douglas Lewis ha subito il non movimento senza palla ad Empoli ed è stato tacciato da un giocatore che non ha avuto atteggiamento, ma erano fermi sui piedi Nico Gonzalez. Vlahovic, abbiamo visto la sua prestazione, anche Miners, soprattutto il primo tempo fermo. Cioè, io quello che voglio dire, perché devo dare fiducia ad alcuni sì e ad altri no? Cioè, se io faccio fatica, cioè io non posso pensare che Locatelli, io non ho mai pensato che Locatelli e McKennie fossero i titolari della Juve 2024-2025 dopo 6 partite ufficiali. Cioè ti faccio la domanda al contrario. McKennie nell'atteggiamento ha avuto un atteggiamento propositivo, è stato più... in area, ha riempito l'area, ha rischiato di fare 4 gol, quella è un'altra cosa. No, aggredisce, ha intensità, ha fisicità. Questo qua che mi dicono ha fatto 2 chiusure in mezzo ai difensori centrali, ho capito, ma li faceva anche Sturaro. No,
Cioè, non sono d'accordo, cioè, non so se... ma io, infatti, secondo me il problema, Frank, il problema per Thiago Motta, secondo me, non è la qualità del giocatore, perché a parità di giocatore, cioè, se li metti uno a fianco all'altro, non c'è nemmeno da discutere su chi ha più qualità di chi. Il problema su perché fa giocare Savona? Perché fa giocare Savona? Fa giocare Savona perché è un ragazzo che ha dimostrato che nel momento in cui è stato messo in campo ha dato tutto quello che poteva dare. Dare tutto non significa essere più forte degli altri, tu lo sai meglio di me. Però ha giocato anche bene, non è che ha solo dato tutto, cioè ha fatto anche delle buone prestazioni, se no non giocava. Partiamo dal presupposto dell'atteggiamento, qua parliamo di atteggiamento, perché se la mettiamo sul piano della qualità, Douglas Luiz deve giocare tutte le partite, tutte. Cioè, su questo non c'è da discutere, penso che la pensiamo tutti allo stesso modo, su questo. Ma io capisco Frank, secondo me, questa è una mia teoria che ho da quando l'abbiamo acquistato, la stagione della Juve passa per quella di Douglas Luiz, cioè è un giocatore che quando è stato preso tutti abbiamo pensato questo è titolare insieme a Thuram in mezzo al campo, e io credo che l'evoluzione della Juve sia quella. Poi, se tra due mesi siamo qua ancora a dire non sei integrato, è un problema. Cioè, anche giocatore forte, certo. Giocatore che nella mia testa è titolare fisso di questa squadra. Ma può essere che il fatto che Thuram si sia infortunato e non fosse disponibile, e di fatto Douglas Luiz può giocare se insieme a lui metti Thuram che fa copertura dietro, altrimenti ovviamente Douglas Luiz, diciamo, in fase difensiva è ti scopre troppo, e allora il fatto che Thuram non ci fosse ha anche rallentato l'ingresso di Douglas Luiz. Beh, Motta un po' l'ha detto quando ha scelto Fagioli, quando ha scelto quelli che c'erano già all'inizio. Tra 15 giorni non vale più questa cosa, però almeno perché Alberto stavi pensando al 4-1-4? Sì, qualcosa del genere, o comunque il fatto quello che tu metti Douglas Luiz, che è uno molto tecnico, però in fase di interdizione è sostanzialmente zero, questo cioè, lo possiamo anche dire, hai bisogno di un centrocampista che invece ti copre di più in fase di interdizione. Se Thuram sta bene, Thuram. L'uno lo fa Thuram, sono d'accordo. Esatto. Io. No, ma che poi non spendi 50 milioni per un giocatore che non pensi che possa essere il titolare, quello è poco ma sicuro. Il ragionamento che fa Frank presumo sia quello di dire tu, Thuram e Douglas Luiz li devi far giocare. Cioè li devi mettere in campo e dargli la possibilità di 2, 3, 4 partite di poter rodarsi loro come coppia di centrocampisti. E evidentemente Thiago Motta oggi dice a me il giocatore che mi entra dentro il campo e l'ho detto, passatemi il termine, sembra quasi scazzato, magari è un atteggiamento che a lui non piace. No, è un'idea che mi fa. Sì, no, io sono d'accordo, ma cioè, nel senso, sicuramente questo potrebbe essere la motivazione, però io. Tu sei d'accordo con me? No, ma assolutamente. Per me Douglas Luiz deve giocare tutte le partite, cioè, ma indipendentemente dal fatto, può fare pure schifo. Cioè, secondo me deve giocare per forza. Raga, però sia chiaro, io non ho detto, non sto dicendo tu, io non dico che non sia così, io mi metto nella testa di Thiago Motta di quello che lui possa pensare. No, ma sicuro pensa questo, io sono d'accordo, però il problema è uno, questo mi sembra tanto, e questo voglio dire, poi ripeto, c'ha ragione lui, come quando spesso sento che cioè è come se l'allenatore vuole far vedere che quello che pensa lui vale più dei giocatori. In realtà, senza i giocatori, secondo me, vai da poche parti. Cioè, li puoi migliorare. Non sto dicendo che non li migliori. Però, in realtà, cioè, io mi ricordo l'anno scorso, dicevamo tutti, io no, per ovvi motivi, ma che arrivava Motta e Vlahovic faceva 180 gol. Non è così. Non è così, perché non è che tutti i giocatori che tocchi li migliori. Non funziona in quel modo lì. E ti ripeto, secondo me, Douglas Luiz, come è stato per Cop Miners, tra l'altro, deve giocare sempre. Deve giocare sempre, perché Cop, oggettivamente, non sta giocando bene, eppure gioca sempre.
Perché è giusto, perché è nettamente superiore. E come fai a non farlo giocare? E allora, io giocatore, venuto dalla Premier, rispetto a un giocatore che arriva due giorni prima e lo butti subito nel secondo tempo di Juve-Roma, e io sto qua da un mese e mezzo e mi trovo alle spalle di alcuni, e là torniamo, Ale, Gian, e là torniamo alla fase prima. E allora, e come ci comportiamo? Perché non facciamo i finti samaritani, perché nello spogliatoio ci sono guerre. Perciò, se questo che appena hai comprato, che l'hai pagato quanto me, gioca dopo 10 minuti che l'hai comprato e io devo aspettare la fila, e l'atteggiamento non so se è quello di rendere, perché poi c'è chi reagisce a un, come si dice, chi reagisce a una scelta dell'allenatore in un modo e chi reagisce a un'altra. Se Douglas Luiz tu mi hai pregato pure di venire e non mi dai possibilità di giocare, e a chi è comprato per ultimo, vale anche per Kalulu, poi togliamo le prestazioni dei giocatori che non c'entra, però Kalulu appena preso gioca, giocare. Ah, sì. Miners appena preso gioca, perché Douglas Luiz? No? E io, se sono Douglas Luiz, faccio la stessissima cosa. Dove è scritto che sono meglio di me? Perché arrivano all'ultimo giorno di mercato e giocano? Io ora entro in campo e cerco di fare qualcosina. Io ovviamente non sono di quel livello. Gian? Sì, deve essere magari uno stimolo per il ragazzo. Cioè io... Scusa, ma non è Jacobs, eh? Anche quando l'hai comprato non è Jacobs. Cioè, perché va piano. Non è Jacobs, non è Tortu. Da Gasluiz, anche prima all'esterno dove sta, cioè voglio dire questo, perché se no andiamo a prendere Jacob Stortu e siamo velocissimi da questo punto di vista. Ah, ma perché c'è un commento che ha detto perché va piano, non capivo. Sì. Va pure piano, piano, mi sembra velocissimo. Cosa vuol dire va piano? Cioè alla fine come può andare piano un giocatore del genere? Vabbè, al di là di questo io credo sì, tu hai dato un'ottima lettura. Cioè io da agonista, da atleta agonista quale sono, dovessi trovarmi in una situazione del genere, mi scatterebbe dentro qualcosa e dimostrerei all'allenatore di dimostrare qualcosa, dire ora ti faccio vedere io di che passo sono fatto, perché tecnicamente è forte, un giocatore che viene dalla Premier in un anno importante per la Juve con un grande allenatore, perché non possiamo dire che è un allenatore morbido, cioè arriva anche con un allenatore di parecchia personalità anche nella gestione del gruppo dei giocatori, quando parla, quando si muove. Allenatore con personalità che ti toglie Vlahovic e mette UEA a un certo punto della partita. Cioè, lì secondo me è proprio l'etichetta dell'allenatore che abbiamo. Cioè, quello, il fatto di non guardare in faccia a nessuno. Questo a me piace tanto. Ale, mi ero ripromesso di non dirla Ale, questa cosa, no? Però mi ci sta. Ale ha fatto la rincorsa, Ale si è seduto. Ale, che poi ci devi dire quello che è dietro, no? Che vabbè, spettacolo, vabbè. Che premiere, perché vabbè, vedo soltanto vabbè. La faccia, ma non si vede. Ok, vai. Vabbè, vabbè. No, io so, per esempio, sono sicuro, a Fagioli gli girano le palle che non gioca lui per primo, ma come dici tu, a chiunque di loro. Certo. A chiunque, ma non poco, perché come hai detto tu, lo spogliatoio non è un posto sereno. Quando non vinci non è mai sereno. Ok, comunque competizione c'è, sana, certo, chiamiamola sana, certo. Ma ci deve essere, come dici tu, vuoi che ci sia, no? No comfort zone, è una stata delle prime parole che sono state usate per questa Juve nuova, no comfort zone, e quindi, però dico, difficilmente uno fa autoletture, io penso che Fagioli... lui pensi di se stesso di dire io gioco, io sono più forte degli altri. Sono abbastanza sicuro che lui lo pensi questa cosa qua. Cioè il problema è che poi dopo esistono i fatti e esiste anche chi sceglie per te. Io Douglas Luiz, io spero che abbia la volontà di dire io sono più forte, o la certezza di dire io sono più forte degli altri, voler giocare. Per adesso non sta dimostrando questo. E non so se come dicono da altre parti, se gli ero del culo, ecco, scusami il francesismo, però dico, però è così. Nel calcio devi dimostrare, se non dimostri non ti regala niente nessuno, nessuno ti regala niente. Perché Fagioli l'ultima partita che fa non la fa buona e quindi poi non gioca, perché non la fa buona.
anzi l'ha messo tra l'altro Fagioli, lo mette al posto di Yıldız a un certo punto. Cioè, sì. Con PSV a sinistra. Esatto, quindi voglio dire all'80esimo, non so quando lo mette. Quindi non lo so, a metà campo secondo me, e poi staranno fuori in tanti, non è che si gioca a due, stanno fuori quanti? Tre? Quattro? Albert, cioè, stavi dicendo? No. Non la volevi dire, ma dilla, poi facciamo un giro su Genoa e poi ci salutiamo. No, è la questione della personalità di Thiago Motta con quella sostituzione. A volte è anche un po' una narrazione che si fa sull'allenatore, nel senso che sì, sicuramente ci vuole personalità, però è sempre senza voler ritornare sul solito paragone, perché veramente mi stucca. No, lo puoi però fare, l'anno scorso, senza fare il nome dell'allenatore, togliere l'unica punta a metà di Juventus-Napoli 0-0 e metterci un esterno al posto della punta sarebbe stata vista come una mossa, come dire, da arrocco, da ormai non la voglio più perdere questa partita. Quindi sì, da Rocco, non da Rocco. Da Rocco scacchistico. sicuramente Thiago Motta ha personalità, ma tutti gli allenatori che arrivano alla Juventus devono necessariamente avere personalità, se no non sono allenatori da Juventus. E questa cosa io la darei abbastanza per assodata. E Thiago Motta ha personalità perché sta facendo delle scelte su cui lui crede, per esempio, ora, Danilo, ok, era capitano e inamovibile. E eravamo qua disperati quando lui si infortunava perché non sapevamo come far reggere la difesa l'anno scorso, anche se poi quando è rientrato dall'infortunio ha fatto delle prestazioni oggettivamente mediocri, e l'abbiamo anche detto, adesso non vede il campo. Thiago Motta avrà i suoi motivi, e io penso che sia perché non lo vede come terzino, perché non è il terzino che serve Thiago Motta, non lo vede come centrale in una difesa che gioca molto più alta rispetto all'anno scorso, perché rischiamo di farci prendere delle grandissime infilate e che non salga abbastanza per fare il fuorigioco e ci prendiamo dei contropiedi, come è successo in precampionato, in cui in un paio di volte Danilo, diciamo, non è salito, non è scattato il fuorigioco, ci siamo presi gol così. Quindi io penso che sia questo il motivo. Ma a prescindere da quale sia il motivo, sicuramente ha personalità, perché ha preso il capitano e l'ha messo in panchina e non gli sta facendo vedere il campo, neanche come terza scelta. Perché quando c'è stato bisogno di cambiare il centrale ha fatto una cosa diversa, non ha scelto lui. Questo è sicuramente positivo, però poi bisogna ricordarci qual è la narrazione, perché ora siamo ancora in, come posso dire, in luna di miele con Thiago Motta. È appena arrivato, il progetto è fresco, decisamente tutti noi ci vogliamo credere, però la stessa cosa che adesso è personalità, più avanti o con un rendimento non buono potrebbe essere vista come diciamo scelta del tutto errata, ecco tutto qua. Da noi giù si dice un primo giorno cor a cor, un secondo giorno con le gol, un terzo giorno per il gol. Sì, anche da me la luna di miele, primo giorno, secondo giorno già cominciamo a stare di spalle, il terzo giorno ognuno si manda a quel paese, perché poi alla fine siamo un pizzico risultatisti tutti. Poi ci sono quelli i fantasiosi, no, che ci devono regalare il sogno, il progetto, l'ingegneria nucleare, ci vogliono 15 anni ora per ripartire, tutto quello che vuoi. Ricordiamo che qualcosina è stata spesa, John sta pensando di fare un altro modello di capitale, si è preso altre 4-5%, perciò è salito, diciamo, come azionista unico della Juve. Io sono sempre grato a questa proprietà, perché comunque ci ha fatto spesso godere anziché quindi anziché non è piangere. Fallito? Perché leggendo i giornali mi sembrava che fosse un fallimento. Sui 75 milioni ho tremato, poi ho visto che la semestrale l'Exor ha fatto gli utili per 14 miliardi, l'ho detto, ma allora vuol dire forse, che ancora forse a fine mese ci arriviamo. 75 milioni, quello è quello che ci hanno dal portafoglio, gli hanno aperto il portafoglio. Quando dice, papà mi dai 10 euro, dice, prendi il portafoglio là, prenditi quello che c'è dentro, il figlio ha trovato 75 milioni. Detto questo, devi vedere. Frank, posso fare una domanda io a Gianluigi? Perché volevo sapere che ci posso? Curiosità, ma perché avresti paura a giocare con Yıldız centravanti che fa come Zirkzee? No, perché avendo in rosa uno come Vlahović, e siccome ci costa tanto, cioè io per quello ho paura, nel senso, tu hai un giocatore del genere che sulla carta è importante, però, e alla fine poi lo sfrutti, risulta magari un danno e un peso tutto l'anno. Ecco perché ho paura. Perché dico, beh, in teoria se ho Vlahović, io faccio giocare Vlahović,
se non c'è Vlahovic, il mio cervello mi dice fai giocare Milik quando c'è. Non, magari al momento non riesco a immaginare Yıldız come falso 9, cioè lo vedo più dietro una punta libero sulla tre quarti, non troppo esterno, però libero, insomma, come un vero fantasista. Ecco perché non lo vedo falso 9. Secondo me rende di più con un giocatore davanti, a dialogare. Alla Conte, diciamo. Però io rispondendo a Frank prima, cioè secondo me se lui gioca con Yıldız alla Zirze per aprire la difesa e venire a fare gioco come faceva, ok, se fa questo a Genova, io sono sicuro che invece a Lipsia ritorna a giocare senza, anche se dovesse fare risultato buono a Genova, ritorna a giocare perché è un'altra partita e lì gioca con Vlahovic, secondo me, e ritorna a giocare in un altro modo. Fatemi rispondere. No, rispondeva a Trattala. A Lipsia ci vogliono Jacobs e Tortue, perché non possiamo andare con questa velocità di trasmissione palla se vai con Lipsia, perché poi ne puoi fare anche 4 con Lipsia, ma sono abbastanza veloci, sono abbastanza intensi, diciamo, i giocatori tedeschi e Lipsia. Perciò io vorrei più una trasmissione veloce di palla, più che la velocità nelle gambe, e questa secondo me non l'abbiamo. Detto questo, e parlo sempre di parere, non ovviamente di certezza, ora andiamo a Genova e la butto là. Facciamo il giro da Stefano fino ad arrivare a Gian. Come vedete questa trasferta? E se pensate, sperando di no, aspetta. Che è successo? Una non vittoria, vabbè, dovevo, diciamo, sono scaramantico. Una non vittoria della Juve a Genova. No, tanto c'è mezzo busto, Frank, mezzo busto non si vede. Vabbè, ognuno sa le sue cose, diciamo. Frank, c'è lo specchio, sei visto nello specchio. Okay. E non dovessimo vincere, poi togliamo, perché per me a Genova devi portare a casa i 3 punti. Bene, male, giocando bene, 90esimo, autogol, rigore, qualsiasi cosa sia. È arrivato il momento che ogni tanto devi prendere i 3 punti e ci lavori anche meglio dopo che hai preso i 3 punti anche durante la settimana. Se non dovessimo vincere a Genova, possiamo dire già ciao, non perché siamo tutti lì, perché non vinci un'altra squadra contro, oltre al campo difficile, sempre per noi è stato un campaccio, sempre, diciamo, da questo punto di vista, ha perso il derby, e per me è una cosa brutta che ha perso il derby anche per noi, e possiamo dire ciao, nel senso che quest'anno veramente dobbiamo stare tranquilli, perché sarà un anno difficile. Io ripeto quello che ho detto, per me forse andremo in Champions, ma faremo fatica ad entrare nelle prime 4, e non per Thiago Motta, per i giocatori, perché secondo me in determinate squadre ci vogliono certi giocatori ancora di più alto livello, almeno 2-3 in ogni squadra. Oggi ho visto Hermoso alla Roma, per esempio, per fare un nome, o un Hummels, o un Goretzka, però sono nomi miei, diciamo, nel senso qualcuno di esperienza in più. Ste? No, allora Frank, io torniamo sempre a bomba al discorso di prima, cioè è un percorso quello che si è scelto di fare che inevitabilmente porterà dei brutti passi falsi. Genova è sempre stato un campo particolare per noi, teoricamente se è vero che si giocherà a porte chiuse, quantomeno ci avremo lo svantaggio di giocare in uno stadio caldo. Bello caldo, soprattutto come hai detto dopo la sconfitta nel derby, sicuramente il tifo gli avrebbe fatto molto comodo. Io ti dico, di passi falsi secondo me ne capiteranno. Io ho chiesto Thiago Motta, l'unica cosa che chiedo a questa squadra quest'anno, nonostante noi vogliamo vincere e siamo abituati a quello, chiedo comunque di entrare in Champions tranquillamente e di fare tra le prime 24 in Champions League. Questo è quello che io mi aspetto da questa squadra, non mi voglio aspettare di più, e non tollererei addirittura di meno di quello che è l'obiettivo minimo, cioè entrare in Champions e fare tra le prime 24. Il passo falso potrebbe capitare in qualsiasi momento, è normale, ci può stare, fa parte di un progetto di crescita, se c'è un progetto di crescita, e quindi io credo che la società, poi soprattutto con Giuntoli che ha scelto l'allenatore, avrà comunque sempre il massimo appoggio.
Non credo che precluda una sconfitta, precluda a un qualcosa di a un campionato tranquillo, ecco, mettiamola lì, su quelli che sono i nostri standard. Però certo che dopo 3-0-0 fare un'altra partita con una squadra che comunque non ha tantissimo da chiedere al campionato, ti aggiungo solo comunque, questo sarebbe Gudmundsson, Retegui, infortunato Malinowski, che a noi ci fa spesso male tecnicamente, e anche Messias, male, credo, e anche Messias, e anche Messias, che comunque è in dubbio, comunque. Ma c'è Miretti, Frank, che ieri, porca miseria ragazzi, è vero che mi ha fatto un immagine, già sicuro, Miretti, già mi immagino, ma no, basta, vai avanti, ecco, no, comunque questo lascio spazio agli altri. Io credo che non precluda niente, però ovviamente inevitabilmente sul morale può incidere, sicuramente può incidere. Vabbè, che tu non sei più ottimista di me, sei molto più ottimista di me. Dimmi. No, io semplicemente, come ti ho detto, cioè, se voglio dobbiamo in qualche modo credere al progetto a prescindere dalle partite, almeno per un po', no? Certo. Oltre alle assenze, Genova ha giocato ieri e si gioca in anticipo di sabato. Questa cosa un po' deve pesare, cioè, se noi non dimostriamo di essere superiori, almeno dal punto di vista fisico, dopo questo inizia a essere un problema, secondo me. Poi spero che il risultato sia positivo. Se, come dici tu, non vogliamo dirlo, ma comunque non arrivasse un risultato positivo, sicuramente sarebbe un problema più che per i punti in campionato, perché grazie a Dio ancora la classifica è molto corta, per il morale interno e per le polemiche esterne che si creerebbero, anche fra noi tifosi, che magari cominceremmo. Cioè, okay. Da Gio soprattutto. Detto questo, cioè, siccome non possiamo stare qui a, come posso dire, a rimettere in esame il progetto dopo 5 partite di campionato, e come hai detto giustamente te, se ne parla almeno a fine anno, nel senso che se Motta porta a casa il risultato minimo, poi si va al secondo anno almeno, ok? Allora, dovesse andare male col Genoa, non importa, metti un punto, vai avanti, e bisogna andare avanti. E bisogna che questo progetto in qualche modo cresca. Certo, non dico che non mi girerebbero le scatole, perché oggettivamente mi girerebbero in maniera esponenziale. Così come la partita col Napoli, a un certo punto, alla fine, mi sono reso conto che mi sarebbero girate molto più le scatole a perderla di quanto sarei stato contento a vincerla. E questa sensazione un po' mi ha dato fastidio, però era così. Cioè, alla fine proprio mi avrebbe dato molto fastidio perderla in casa in quelle condizioni. Quindi io ci voglio credere, spero che la partita sia una buona partita, e comunque a prescindere spero che vinciamo, perché su questo ti do ragione al 100%, le partite sporche che porti a casa sono quelle più importanti di tutte. Vamos, Joe, vamos. Ah, ricordiamo che Joe non è venuto in live con me a Live Reaction con Napoli, abbiamo fatto 0-0, c'è stato con PSV, abbiamo vinto 3-0, perciò se la dovete prendere con qualcuno, sapete questo 0-0 da doverlo. Joe. Ma guarda, vabbè, direi che è abbastanza scontato il fatto che cioè, si debba tornare a vincere, perché altrimenti ci sarebbe, secondo me, una depressione generale già dopo 6 giornate che non è neanche corretta, perché io, ti ripeto, critico chiaramente quello che ho visto fino adesso, ma mica buttiamo via le cose, cioè, nel senso, sono d'accordo che, cioè, per me non dobbiamo perdere acqua e sapone, assolutamente, ma anche perché ti dico, io, nonostante sia critico, sono anche più, come dire, molto più democratico anche di quello che, per esempio, diceva Alberto. Cioè, io credo che, indipendentemente da quello che farà, cioè, salvo robe veramente disastrose, secondo me Thiago Motta deve stare anche l'anno prossimo, sicuramente. Non ha senso, se no ogni volta facciamo come al solito, prendiamo un allenatore, perché magari non arriva o non fa quello che pensavamo dovesse fare,
e butti via tutto. E non è che ogni anno possiamo fare 200-300 milioni di giocatori cambiando allenatore ogni volta. Cioè, Thiago Motta, se si è scelto, c'è un progetto che è criticabile, e questo è un dato di fatto, come tutte le cose, ma si lascia comunque lavorare. Punto. Stop. Poi posso essere contento o no, ma è un altro libro, tipo un allenatore. C'è il libro comunque un allenatore sempre in giro per l'Italia. Questo volevo dire. Lo so che tu sei per Coppa, lo so. Mamma mia. Ale. Dobbiamo vincere. Non c'è altra soluzione. Non c'è altro. No, l'ho capito che adesso a parole chiacchieriamo, siamo bravi, ci divertiamo. Però poi là risultatisti, no, tu domenica e sabato devi vincere la partita sporca, pulita, chiamala come vuoi, con Ildiz, con Vlahovic, con chi vuoi, guarda, per me può giocare chi vuole, ma tu sabato devi vincere la partita. E io ripeto, dico quella cosa che ho già detto, io un pochino di veemenza, vigore in più nei primi 20 minuti e fare il gol e aprire la partita, io lo vorrei vedere. Anche come alternativa, come dicevi tu, che non ci sono alternative di gioco, una volta parti, non dico arrembante, ma voglio dire con l'idea di andare a fare male subito, cioè almeno provalo una volta, cioè, io la penso così. Leo, oltre a quello, no, sul Genoa, cosa pensi in caso di una non vittoria? Questa cosa che ha detto Ale, no? Dei 20 minuti che lo fa sempre, anche col Como, anche con il Verona che abbiamo vinto, anche con PSV. Allora, nella mia inutile, piccolissima carriera, bassissima carriera, perciò qualche allenatore c'è stato, ovviamente meno bravo di qualcuno che ha fatto qualche live in qualche altra parte, diciamo, tipo Jerry. I primi 20 minuti a me non è stato mai detto andate piano o cercate di gestire, fate uscire l'avversario, cercate di farli stancare, non so come dire, no, in maniera papale. Può succedere questo, cioè può essere una strategia del mister, dello staff, del match analyst, dei tablet, no, delle righe segnate sullo campo, delle slide, delle, cioè può essere. Stefano. Allora, lui c'ha adesso si è azionato. Ti sei azionato. Ma no, lui sembra che non ce l'ha. Lui c'è il martello di Thor, ma lui non c'è il martello di Thor. La rincorsa, Stefano, ha cominciato con match analyst, tablet. Cominciamo le ho detto. Comincia a trovare tutte queste assonanze. L'ha presa l'aria. No, ma secondo me chiaramente non è studiata, è un po' figlia anche della sicurezza difensiva che ha la squadra, che comunque in quelle fasi lì non hai mai corso pericolo, cioè Di Gregori ha fatto veramente una parata in 5 partite in Serie A, questo secondo me è più figlia di quello che di un'organizzazione a tavolino, ti dico la verità. Certo. Andando verso Genova, a me preoccupa molto giocare a porte chiuse, che è una banalità forse, però forse a questa squadra e a certi giocatori avrebbe fatto meglio giocare col pubblico e vincere la partita. Detto questo, sono d'accordo con Alessandro, ovviamente abbiamo un risultato solo, e io credo che la Juve vincerà subendo un gol, cioè, vorrei vedere anche una situazione nuova che magari va in vantaggio l'avversario e poi la ribalti. No, magari. Perché no? Nel senso che comunque questa squadra ha degli step da fare, è evidente, anche a livello psicologico, dal mio punto di vista. E vincere a Genova ti permette di andare a Lipsia in maniera un po' più serena, avendo già vinto la prima, quindi tutta una serie di motivazioni extra. E poi sicuramente giocando ancora 3 partite in una settimana, le rotazioni diventano fondamentali. Quindi anche prima Douglas Luiz magari ti viene buono per una mezz'ora, poi la volta dopo ce l'hai titolare, poi magari diventa beniamino del pubblico, perché comunque negli spezzoni che ha fatto, magari tolto Empoli forse, il giocatore ha fatto vedere che è giocatore con tutte le lettere maiuscole, quindi
Io mi aspetto che entro poco sia un giocatore importante, poi magari non sempre titolare, però importante sì. Gian, venga a te, ti lascio per ultimo, ma non ovviamente. Vai. Devo aggiungere ben poco da quello che hanno detto i ragazzi. Alla fine la vittoria è l'unica medicina in questo momento per capire veramente quale sarà il nostro destino. Noi dobbiamo ricordarci che siamo un cantiere aperto sicuramente, ma al tempo stesso in questo momento la vittoria è fondamentale dal punto di vista mentale, che questa squadra ha bisogno di sicurezze e scacciare qualche fantasma alla fine, magari qualche chiacchiericcio se ne può volare via, dai, qualche chiacchiericcio dico dei social, dei giornali eccetera, perché poi alla fine si creano le fazioni, il cosiddetto te l'avevo detto io che con Allegri eccetera eccetera, quindi una vittoria metterebbe un po' di calma, porterebbe un po' di calma, dai, io la vedo così perché abbiamo i mezzi per farlo. E prima parlavate del discorso delle porte chiuse, mi è venuta in mente l'ultima partita che abbiamo giocato a porte chiuse a Genoa col Covid, e era la partita, se non sbaglio, dei tre gol di Ronaldo, Douglas Costa e Dybala, uno più bello dell'altro. Era quella, mi sa, l'ultima partita che abbiamo giocato a porte chiuse lì a Genoa. L'ultima partita di Douglas Costa. Bella. Fortissimo quel gol. Che gol che fecero quel giorno, tutti e tre. Bellissimo. Speriamo bene. Allora, ragazzi, Alberto, io vi ringrazio. Alberto, però... Alberto gioca Cabal, secondo me, a Genova. Perché no? Proviamo. Magari potrebbe essere una soluzione in più. Per far riposare Cambiaso, così Frank è contento. Io ti ringrazio, rimando questa tua provocazione al fuori live, perché diciamo già ne ho dette troppe. Io ringrazio, però Ale, cosa c'è dietro di te? Allora, cosa c'è? Così, innanzitutto vi ringrazio. Allora, perché coppia aperta quasi spalancata, oltre a essere uno spettacolo teatrale che io e Chiara Francini ricominciamo a portare in Italia dal 3 novembre, è diventato un film ed è stato, è 20 giorni che è nelle sale cinematografiche, dopo essere stati a Venezia, e io l'ho presentato anch'io a Roma, a Milano, a Torino, certo. E in qualche sala c'è ancora. A Modena non è venuto Alessandro, questa me la pagherà. A Firenze. Sì, sì. E io devo ringraziare Frank perché... perché mi ha fatto un regalo che mi è piaciuto, infatti, grazie, e lui sa perché. Però ecco, è un bel film, è un docufilm sulla coppia aperta e il poliamore. Non vi chiedo cosa pensate del poliamore, perché ne parliamo in un'altra sede, però è un argomento molto interessante, ma anche molto divertente, dai, molto divertente. Ci vuole sempre ironia, tanta ironia. Assolutamente sì, grazie Ale. Grazie a voi. Gian, come stanno andando i tuoi due libri? Se ci vuoi far vedere le copertine, ci dici i titoli. Tre. Vedi che mi sono perso il terzo? Vedi? Io non sono uno che si informa. Vedi come sono screanzato proprio. Non sono uno che si informa. No, l'ultimo è uscito a maggio, è questo qui. Ti ringrazio, Frank, è Tra le braccia dello sport. Praticamente ho raccontato storie di molti anni fa, storie molto molto datate, mettendo in luce i diritti umani, legandoli appunto allo sport. Ci sono tante belle storie da vivere, anzi da rivivere e da tramandare. Per esempio c'è la storia dell'inventore del basket, la prima medaglia d'oro olimpica italiana, c'è la storia di Abebe Bikila, il maratoneta etiope che vince la maratona di Roma a piedi scalzi. C'è tanto, è un libro fresco. E a proposito di tour... sto organizzando uno anch'io, quindi giusto. Fatemi sapere dove vai e quando, così ci organizziamo per vedere. Perché Alberto è un tuo collega, scrive anche lui. Ora, Alberto, digli cosa scrivi, perché io ci tengo a queste cose qua, i miei ospiti. Noi parliamo di Juve, però ovviamente ognuno è
come si dice, nella sua vita è eccelle in qualcosa. Io devo ancora capirlo, ho 43 anni in qualcosa più o meno, un giorno lo saprò. Vai, Alberto. No, io poi ti ringrazio, Frank, l'avevamo detto anche l'altra volta. Ho scritto un romanzo che è uscito un anno fa e adesso è momentaneamente non acquistabile perché ho cambiato casa editrice e lo ripubblicherò, diciamo, in una seconda edizione con una nuova casa editrice. Uscirà l'estate prossima e poi, sempre con la stessa casa editrice, ho firmato per un secondo libro che uscirà l'anno successivo. Quindi il romanzo si chiama, va e si chiamerà La terza rinascita. È un romanzo, diciamo, una sorta di vendetta familiare ambientata nel mondo divisa fra la Toscana e la finanza newyorkese. Quindi poi, insomma, quando uscirà ve lo spammerò come si deve, come si fa in queste situazioni. Alberto, ma Lehman l'hai visto tu? Come? Lehman Trilogy l'hai visto? Hai visto lo spettacolo? Hai letto i libri? No. Mi manca. L'ultima volta che ho scritto è stata stamattina, che ho firmato la raccomandata al postino, diciamo, una delle poche volte che prendo la penna, e quando faccio firmo le raccomandate, ragazzi. Però questa è la mia invidia, cioè non è una, lo dico proprio con cuore, perché è passione, no? Poi sperando diventi lavoro a tutti gli effetti. Leo è un mister di calcio e dico sempre mi piace, perché si parla di campo, di calcio, l'extracampo spesso lo lasciamo, secondo me è buono l'extracampo, lo lasciamo agli altri, perché le percezioni le fanno differenti da un mese all'altro, e non fa niente che hanno la stanghettina blu accanto al nome. La coerenza deve essere sempre tutto, se si narra o si vuole raccontare calcio, è quello che si vede. Leo, grazie mille, come sempre. Grazie. Joe, grazie, mi dici dove eccelli oltre al Mot Out già questa sera, che ti hanno già addossato Mot Out? Scherzo, ovviamente. Ciao, in cosa eccello? Io niente, figurati. Sono come te. Siamo colleghi, vedi, alla grande. Stefano, grazie mille. Grazie a voi, ragazzi. Grazie a voi, a tutti quanti. Ragazzi, noi facciamo come al solito, andate da Raffo, il ride verso il canale di Raffo. Io voglio bene. I miei amici sono qua, a chi si è iscritto, a chi ci ha seguito, scusate, iscritto, a chi si è abbonato, a chi ci vuole bene, ma anche a chi non ci vuole bene, perché soprattutto chi non ci vuole bene ci deve guardare. Buona serata e buonanotte, ci siamo? Sì, è già tutto pronto, ragazzi, non staccate, rimanete là, così andiamo tutti quanti da Juve Me. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti. Ciao, buona serata. Ciao.